Ciao a tutti, oggi volevo condividere con voi un pensiero sulla ormai famigerata telenovela Icardi Inter sul mancato rinnovo del contratto. Vi dico questo perché il signor Mauro Icardi, se così si può definire, via social ha scritto una lettera dicendo che lui ha sempre onorato i colori nerazzurri, ha sempre fatto il bene per l'Inter, che insomma non si aspettava un comportamento così duro da parte della società. E niente, che insomma lui adesso si comporterà di conseguenza o cose di questo genere. Non sono stato più di tanto a leggere perché francamente sono disgustato da questa vicenda, perché personalmente penso che ci siano cose più importanti di cui bisogna parlare e non di un mancato rinnovo, ecco. E francamente io ho scritto anche un post su Facebook dicendo che, cioè, in una parola ho descritto Icardi e la sua signora, due ingrati. Due ingrati perché a mio parere neanche i bambini all'oratorio si comportano così. Cioè, non ho parole, ecco, infatti faccio persino fatica ad esprimermi perché non ho parole. Cioè, secondo me, cioè, ormai si è capito chiaramente che lui se ne vuole andare. Ok, basta. Tu hai provato a dire no, datemi 10 milioni o quello che è, adesso non mi ricordo. La società te ne ha offerti 7 e mezzo, a voi non vi sta bene. Ok, grazie, arrivederci, quella è la porta. Poi va bene, io posso capire che magari ci sei rimasto male perché dall'oggi al domani ti hanno tolto la fascia. Ok, però siamo onesti. Personalmente, e lo dico da tifoso interista, magari tutti i tifosi interisti mi possono anche criticare, va bene, io accetto tutto, però personalmente i veri capitani sono altri. E se devo dire il vero capitano dell'Inter è e sarà sempre Javier Zanetti. Lui è il vero capitano, perché lui ha fatto nel bene e nel male la storia dell'Inter. Cioè, lui nei momenti di difficoltà, e l'Inter ne ha avuti tanti di momenti di difficoltà, perché è bello, cioè, si fa presto a ricordarsi soltanto delle cose belle e non delle cose brutte e dei momenti difficili. E l'Inter, cioè, ne ha avuti tanti di momenti difficili e anche questo, anche in questi ultimi anni, sono stati momenti, diciamo, particolari. E poi, cioè, io vorrei dire anche una cosa, cioè, se l'Inter quest'anno era ancora in Champions League, il contratto veniva rinnovato. Ma siccome l'Inter è andato in Europa League, e io non la disdegno come competizione, cioè nessuna competizione va disdegnata, neanche la Coppa Italia. Guardate l'Atalanta, cioè l'Atalanta è a un passo dalla finale di Coppa Italia. Cioè, io ho visto la partita l'altra sera, tra l'altro. E quindi, personalmente, io non ho niente da dire, cioè a me non mi interessa, cioè arrivati a questo punto, cioè io se fossi la società, se fossi Marotta, ok, basta, cioè.
Poi per che senso ha? Cioè, sei stato zitto fino adesso? Cioè, perché vai a parlare oggi, alla vigilia di una partita di campionato, Cagliari-Inter, cioè una trasferta abbastanza difficile? Cioè, sei stato zitto in tutte queste settimane e vieni a parlare adesso? Cioè, ma io sarei stato zitto, cioè io non avrei proprio parlato. Cioè, basta, ma. Cioè, basta. Cioè, come anche nell'ultima partita di campionato, sei andato a. Era allo stadio, in tribuna. Cioè, o ci tieni, e allora andavi anche a Firenze. Non è che stavi soltanto a Milano. Cioè, o tu dai veramente la dimostrazione d'affetto ed amore per i colori dell'Inter, o se no te ne stai a casa. Te ne stai a casa. E Handanovic l'ha detto alla fine della partita, non mi ricordo se contro il Rapid Vienna o contro la Fiorentina, cioè basta, ormai di Icardi non bisogna più parlarne, basta, stop, ha finito, lui ha fatto le sue scelte, basta. Personalmente può andare dove vuole andare alla Juventus, vuole andare, vabbè, Real Madrid no, perché Florentino Perez ha detto io Icardi sì lo vorrei, ma siccome è rappresentato da chi è rappresentato non lo voglio. E Perez è uno giusto, è furbo. Quindi, ciao, è stato bello. Ti ringrazio per i tuoi gol che hai fatto, per diciamo, le soddisfazioni a livello calcistico. Ce le hai date, ci hai fatto andare in Champions l'anno scorso, ci hai fatto vincere partite, diciamo, importanti, anche quest'anno in Champions League, e basta, niente, ok? Niente, cioè, il detto qual è? Come diceva un famoso detto, morto un papa se ne fa un altro, cioè, basta, cioè, non stiamo qua a dire Icardi, cioè, lo sappiamo tutti, Icardi è forte, cioè, tutte le squadre lo vorrebbero. Ok, va bene, cioè, Marotta gli ha detto, e io in questo lo stimo molto Marotta, cioè, l'ho sempre stimato anche quando era la Juventus, cioè, o ti va bene così, o no, basta, cioè, e con questo chiudo definitivamente il capitolo Icardi, per me finisce qua. Io auguro una buona fortuna per tutto e lo ringrazio per le soddisfazioni, diciamo, per le belle vittorie che ci ha fatto ottenere in questi anni. E niente, basta, concludo così. Fatemi sapere che cosa ne pensate e mi raccomando, iscrivetevi al canale e niente. A presto. Ciao.